era una ragazza piena di energie, estremamente organizzata. Se aveva un attimo libero, lo impegnava al massimo o nel progetto di vita che aveva per se stessa o nell'aiutare gli altri. Era proprio così Chiara Bassutti, la 26enne deceduta ieri sera a Spilimbergo nel tragico incidente accaduto in Via dei Ponti, lungo la regionale 464. Una ragazza solare che amava la vita, sempre disponibile con il prossimo. Oggi pomeriggio il gruppo scout di cui faceva parte dalla tenera età si è ritrovato in un commosso momento di cordoglio. È nata in un clima di scautismo, è cresciuta in un clima di scautismo e con noi aveva tutte le attività ed era sempre disponibile. Il messaggio di Chiara è quello di impegnarsi sempre al massimo, sempre fino in fondo, di dare anche l'anima, magari anche ogni tanto arrabbiarsi, ma con tanta, tanta, tanta passione per quello che si fa. La tragedia è avvenuta attorno alle 21 quando la Toyota Yaris, sulla quale viaggiava la 26enne per causa al vaglio dei carabinieri, si è scontrata frontalmente con un SUV con a bordo una 73enne e una 44enne madre e figlia, la prima illesa e la seconda leggermente ferita. Per Chiara non c'è stato nulla da fare. Il sindaco di Spilimbergo, Enrico Sarcinelli, ha espresso vicinanza ai familiari a nome della comunità. Chiaretta, così la chiamavano gli amici, era impegnata nel settore della consulenza fiscale e lavorava da anni come barista. Una sua passione al Blue Bar di Via Udine, locale oggi chiuso per lutto. Chiara era una ragazza splendida, era solare, disponibile, buona, era veramente uno splendore di ragazza. Ha cominciato con noi praticamente, era piccolina, era appena uscita dalla scuola e diciamo che ha fatto i primi passi con noi ed è rimasta con noi fino adesso. Siamo cresciuti insieme, abbiamo sempre sperimentato, abbiamo proprio fatto un bel percorso insieme.